Allora, siamo qui dall'amico Alfredo Calascivetta, posso dire amico perché insomma penso che sia qualche annetto che ci conosciamo, e ti do il tu, perdonami. Senti, che ci fosse qualche tipo di problematica, chiamiamola turbolenza, chiamiamola attrito, con l'autorità marittima, e lo si era ben capito, l'avevi fatto ben capire durante l'ultimo convegno che è stato fatto presso la sala del Consiglio Comunale, quando c'è stata la riunione organizzata da ASPO per rilanciare il progetto, quello del traffico passeggeri, nel quale aveva evidenziato l'assenza insomma, di rappresentanza della cabina di porto di Chioggia, perché c'era un ufficiale di marina ma veniva da Venezia in pratica. Mi sembra che sta accadendo qualcosa di un po' rilevante da Cosa sta succedendo? Diciamo che dopo delle richieste ufficiali presso l'autorità marittima circa il rilascio delle ultime concessioni all'isola dei Saloni, ci è stato negato l'accesso agli atti, e sulla base di questo, dopo una richiesta presso la commissione consultiva e due richieste ufficiali, tutte respinte, il consiglio direttivo del comitato per il rilancio del porto si è riunito e ha deciso di adire presso il TAR del Veneto. Quindi ci sarà un'azione legale, diciamo, delle è in corso un'azione legale. Ma senti, su queste concessioni del porto vecchio di Saloni ci sono, sappiamo, due soggetti, due imprese che ci operano. Sì. Anche questi sono amici, sono persone che... Sono tutti amici, da parte mia sono tutti amici, e nessuno del nostro comparto ha qualche cosa verso queste società che danno lavoro a Chioggia, assolutamente. Noi vogliamo solo cercare che il porto dei Saloni non venga ulteriormente spezzettato in altre concessioni, che precluderebbe... Questa situazione precluderebbe l'arrivo del futuro traffico passeggeri. Ma diciamo, qual è il problema proprio, diciamo, così, per siccome stiamo facendo questa intervista, per far capire alla gente qual è proprio questo attrito? Perché voglio dire, l'autorità marittima, la cabina di porto, in questo processo di sviluppo del porto col traffico passeggeri è un soggetto importante, quindi partire già con le carte bollate, sì. Sembra quasi una sì, insomma, è vero quello che dici, però siamo stati costretti, anche perché questa situazione qua permetterà a Chioggia di avere dei grossi vantaggi quando riusciremo a risolvere questi problemi burocratici che attualmente sono irrisolvibili. Quindi Chioggia dovrà usufruire di questo nuovo traffico passeggeri per il rilancio del porto. E quindi contiamo molto su questo per rilanciare il porto e l'economia locale. Senti Alfredo, però una cosa non la capisco, penso anche l'uomo della strada, no? Vabbè, adesso avete fatto riconsultare, vi fanno vedere l'accesso agli atti. E allora? O non ve lo farò, secondo me, dalla poca esperienza amministrativa che ho, è un atto dovuto, cioè se uno vuole sapere, una concessione è pubblica, quindi si deve sapere se c'è o non c'è, eccetera, eccetera. Quindi passato questo scoglio, noi siamo presenti sul posto e così cercheremo di essere dentro la nuova società passeggeri per permettere al porto di Chioggia di rilanciarsi completamente con un traffico nuovo passeggeri. Tutti i porti d'Italia si stanno sviluppando su questo traffico, su questi traffici, e quindi a un certo momento anche Chioggia non deve stare dietro agli altri, in combinazione col porto di Venezia che sicuramente ci darà una mano. Ma cos'è che temete voi? Qual è la vostra preoccupazione? La nostra preoccupazione è che possano arrivare degli altri soggetti che richiedano ulteriori concessioni e che precluderebbe l'arrivo
del nuovo traffico passeggeri, se tali concessioni verranno. Adesso noi dobbiamo essere certi di quello che diciamo. Ci crediamo a questo nuovo traffico, sì o no? Per rilanciare la città dobbiamo crederci, secondo il mio modesto parere. Grazie, Alfredo. Prego.